Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Finalmente è arrivato il momento di presentarvi la mia nuova macchina. Dopo tante analisi e diciamo tanta ricerca, sono arrivato a una conclusione. È arancione, è trazione posteriore, ha un bel feeling di guida e che dire, ve la faccio vedere. Fermiamo un attimo tutto. Allora, questo non sarà il video di presentazione della macchina. Ho intenzione di creare una serie dedicata in questo canale di vari episodi, tra cui la presentazione, le varie modifiche che andrò a effettuare sul veicolo e diciamo la prova su strada, tutto. Creerò una mini serie sulla GT86. Questo video volevo solo presentarvela, siccome l'ho ritirata già da 2 mesi e non ero ancora riuscito a presentarla. Quindi ora vi lascio al video della giornata in Austria. Se volete seguirmi in diretta, quindi seguire le storie, seguire tutte queste cose, potete trovarmi sia su Instagram che su Facebook, sempre con il nome del canale. Bene, questo è tutto, buon video! Eccoci qua ragazzi, sono le 7:42 minuti, ho appena fatto benzina, diciamo che è arrivato il momento di partire per il Wörthersee. Per chi non sapesse che evento è, vi dico solo che è fatto da Volkswagen, quello ufficiale, le tratte vengono scelte da Volkswagen. 2-3 settimane prima dell'evento ufficiale viene fatto un evento non ufficiale dove ci sono macchine di tutti i tipi che girano per la città di Felden e attorno diciamo al lago di Wörthersee. Quindi noi stiamo partendo per andare in quella direzione, andremo a vedere tante belle macchine, vediamoci dopo, vi lascio al viaggio intanto. Il Vendra che fotografa il suo assetto, siccome non ha soldi per metterlo, l'ha parcheggiato in una montagnetta. Però l'ha fatto, il risultato c'è. Davanti un po' meno. Davanti altissima. Però ce l'abbiamo di nuovo anche di qua. Assetto. Ruota praticamente quasi alzata. Shooting time con Travis. All'opera. Siamo a? Boh. Tarvisio? Tarvisio si dice. Camporosso. Camporosso, direzione Wörthersee. Raga, andiamo avanti che sennò non arriviamo più. Fare la coda nel modo giusto, senza accendere la macchina e senza inquinare soprattutto. Siamo arrivati nel parcheggio del Camping Arnaiz, ragazzi. Guardate le macchine che ci sono. Sono dappertutto.